Qualche settimana fa ho fatto questo video che parlava di archiviazione dei dati in cloud e mi sono detto come ci siamo arrivati fino a quel punto. E quindi oggi vi porto una storia che volevo portarvi da diverso tempo, ma che ho sempre allegramente procrastinato. La storia dell'archiviazione di massa dei dati. Ci tengo a precisare un dettaglio importante. In questo video non parlerò di dispositivi di archiviazione ottici, CD, DVD, quelli avrebbero bisogno di un video a parte, specialmente perché la storia che gira intorno a Blu-ray, perché prima o poi dovrò parlare anche del Blu-ray, se faccio un video su archiviazione di dati ottica, è pazzesca e quindi diciamo ci focalizziamo su tutto quello che riguarda elettronica e supporti magnetici. Inoltre questo è un video di FK Storia e quindi non affronterò in maniera dettagliata quali sono stati i miglioramenti tecnologici che hanno portato al punto in cui siamo oggi, ma se volete dei video specifici fatemelo sapere nei commenti. La storia dell'archiviazione dei dati risale a prima che i computer venissero inventati. Quindi possiamo dire che risalgono alla preistoria dei computer. E ovviamente non c'erano all'epoca, in questa preistoria, supporti magnetici o elettronici. E quindi cosa si utilizzava? La carta. Cos'altro volevi utilizzare all'epoca? Per chi non lo avesse ancora capito, mi riferisco alle schede forate o perforate, come dir si voglia, che risalgono addirittura al 1700. Vennero inventati per rappresentare sequenze di istruzioni da fornire ai telai tessili. E diciamo che in 300 anni la loro tecnologia, mi riferisco alle schede forate, non cambiò molto, seppur vennero utilizzati fino e oltre alla Seconda Guerra Mondiale. Ora, spiegare nel dettaglio come funzionano le schede forate o i nastri forati è molto complicato, anche perché ogni produttore aveva il suo formato, ma l'idea generale è la seguente. Ogni colonna rappresenta un tipo di informazione codificata. Buco significa 1, assenza di buco significa 0. Per esempio, un formato comune era quello della IBM, che conteneva 80 colonne e ogni colonna aveva 12 righe. Ogni colonna poteva contenere un'istruzione, un carattere, insomma, un qualche tipo di informazione. È difficile esprimere in termini moderni la quantità di informazione, perché ogni colonna aveva 12 bit e non 8 bit. Quindi parlare di byte sarebbe improprio, però facendo un conto molto veloce, 12 bit per 80 colonne viene un totale di 960 bit, se dividiamo per 8 viene esattamente 120 byte. Quindi teoricamente questo particolare tipo di scheda forata poteva contenere l'equivalente più o meno dei nostri moderni 120 byte di informazione. Ovviamente ogni produttore, come vi dicevo, aveva i suoi formati e la sua codifica. Sì, perché ancora ASCII o ASCII, come dir si voglia, non esisteva ancora. Queste schede venivano forate usando dei macchinari simili a delle macchine da scrivere. Se si dovevano fare dei programmi lunghi, servivano tante schede forate. A quanto pare, il programma più lungo che sia stato scritto con questo sistema è un programma per il sistema di difesa aerea chiamato SAGE, non so bene come si pronuncia, che era all'incirca di 5 megabyte e servivano più di 60.000 schede forate. Ovviamente non era un sistema scalabile, perché serviva tanto spazio fisico per tenere tutte queste schede, che tra l'altro dovevano essere tutte belle messe ordinate. Immaginate le bestemmie quando si mescolavano. Tra l'altro è tramite l'uso delle schede forate che venne coniato il termine patch. Patch infatti in inglese significa toppa, e se un programma aveva un bug, per non riscrivere tutta la scheda potevi mettere una toppa per riparare i buchi sbagliati. È da là che nasce il termine patch: quando si patcha un programma si mette una toppa. Durante i primi anni del Novecento
fu compreso che l'uso del magnetismo era la strada giusta per avere migliori sistemi di archiviazione. Ora, io non sono un fisico, ma un informatico, però posso cercare di fare un piccolo riassunto di come funziona il magnetismo per quel che basta per capire il resto di questo video. Sicuramente, chi più e chi meno, tutti noi abbiamo giocato con le calamite. Una calamite o un magnete, come dir si voglia, è un pezzo di metallo particolare che riesce a generare un campo magnetico attorno a sé. Una calamita è caratterizzata da un polo nord e un polo sud. Poli diversi si attraggono, poli uguali si respingono. Una calamita è un magnete permanente. Questo è un dettaglio importante, cioè significa che polo nord e polo sud sono fissi quando avviene questa calamita magnetizzata durante il processo produttivo. Senza entrare troppo nel dettaglio, cosa conferisce capacità magnetiche a dei metalli? Gli elettroni. Ovviamente gli elettroni devono avere delle proprietà particolari che salto, altrimenti dovrei introdurre roba di fisica quantistica che è decisamente fuori dallo scopo di questo video. Quindi il modo con cui gli elettroni possono essere organizzati all'interno di un materiale genera un campo magnetico. In quale altro posto troviamo gli elettroni? Nella corrente elettrica. Dentro un comunissimo filo elettrico passano gli elettroni quando viene applicata una differenza di potenziale, volgarmente anche conosciuta come la tensione. E quindi, se gli elettroni sono responsabili di creare un campo magnetico in un materiale, diciamo, tipo una calamita, anche un filo genera un campo magnetico. Esatto. Ed è per questo motivo che esistono le elettrocalamite. Prendo un pezzo di filo e lo avvolgo attorno a un materiale chiamato ferromagnetico, tipo la ferrite. Un materiale che, in presenza di un campo magnetico, mantengono anche loro la magnetizzazione. E un filo elettrico genera un campo magnetico quando viene attraversato da una corrente elettrica. In particolare è importante che il filo deve essere avvolto. Ecco perché spesso si parla di elettromagnetismo come una delle quattro forze fondamentali della natura. Quindi, se abbiamo del filo avvolto a un po' di ferite, possiamo magnetizzare questa ferite come ci pare e piace. In particolare, posso invertire il polo nord e il polo sud in base alla direzione della corrente. E se questa configurazione che vediamo a schermo la chiamo 0 e questa configurazione che abbiamo a schermo la chiamiamo 1, che poi è semplicemente il rovescio dell'altra, allora possiamo creare una memoria. Infatti, questo genere di memoria che vedete qua a schermo venivano definite al nucleo magnetico. Venivano utilizzati dei piccoli anelli di ferrite in cui passavano tre fili. Due servivano per selezionare l'anello che si voleva scrivere o leggere, mentre l'altro filo permetteva di leggere il contenuto, 0 e 1. Molti considerano questo genere di memoria un antenato della RAM, che in effetti non è sbagliatissimo, lo vedremo tra un po'. Tuttavia, come vi dicevo prima, un materiale ferromagnetico come la ferrite in questo caso riesce a trattenere la sua magnetizzazione a lungo. Quindi, quando ho questo tipo di memoria con nucleo magnetico veniva staccata la corrente, i dati non venivano persi. Ecco perché l'ho pure trovata nelle mie fonti per quanto riguarda l'archiviazione di massa ed è per questo che ne parlo. Questo genere di memoria però aveva dei difetti. Intanto il processo di lettura dei dati era distruttivo e ogni volta che si leggevano i dati bisognava riscriverli. Inoltre, il processo di produzione di questo genere di memoria nucleo magnetico era molto complicato. Immaginate di far passare diversi fili in un piccolo anello di ferrite. È un po' come far passare tre fili di cotone dentro la cruna di un ago. Forse sarà stata per questa similitudine con l'ago che venivano impiegate le donne per produrre questo tipo di memoria. E prima che qualcuno scaraventi tutto l'odio femminismo nei commenti nei miei confronti, non sto scherzando. Questo genere di memoria veniva infatti prodotto da delle donne. A questo punto della storia siamo già negli anni 50
e dobbiamo fare un passo indietro di 20 anni. Come in molte altre storie tecnologiche, molte cose accadono in parallelo, ma non vi preoccupate perché le cose convergeranno prima o poi, cioè prima o poi convergeranno. Nel 1932, un austriaco di nome Gustav, e il cognome me lo metto qua a schermo perché non riesco a pronunciarlo, inventò la memoria a tamburo. Era costituita da un cilindro, che veniva appunto chiamato tamburo, rivestito da un materiale ferromagnetico, a cui tutto attorno venivano messe delle testine di lettura e scrittura dei dati. Il principio era pressoché uguale alle memorie, quelle a nucleo magnetico. Manipolo il campo magnetico di un materiale al fine di conservare l'informazione. Il primo modello sviluppato da Gustav, e non ripeterò il suo cognome ma neanche ci provo, poteva contenere circa 62 kilobyte di memoria e per i tempi era un'enormità, ma il problema principale era la sua lentezza. Da un lato abbiamo memorie a nucleo magnetico, piccoline ma veloci, e da questo lato abbiamo quelle a tamburo, lente ma grandi. Ed è qua che le loro storie si dividono, poiché le memorie a nucleo magnetiche furono poi impiegate come memorie primarie, mentre quelle a tamburo come memorie secondarie. Ed è la stessa cosa che facciamo oggi con la RAM, piccola ma veloce, e gli hard disk, grandi ma lenti. Gustav lavorava per un'azienda che produceva questo tipo di cosa, la memoria a tamburo, e anche altre cose che questa azienda faceva, e poi questa azienda fu acquisita da IBM con tutti i suoi brevetti. E cosa ci fece IBM con tutta questa nuova tecnologia? Credo che sarebbe il caso di vederlo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia dei sistemi di archiviazione di massa. Prima di proseguire, lasciate un like, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e inoltre, se lo volete fare, potete anche offrirmi un caffè virtuale utilizzando Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione e ovviamente colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che lo hanno fatto. E adesso proseguiamo! Con tutta questa nuova conoscenza, IBM negli anni 50 sviluppò il primo hard disk. Anche in questo caso mi mantengo generico, però vediamo un po' più da vicino come funziona un hard disk. È costituito da un piatto fatto da diversi strati, di cui strato intermedio è ferromagnetico. Una testina permette di leggere e scrivere i dati, magnetizzando lo strato magnetico oppure leggendo il magnetismo che ci sta sotto. Un dettaglio fondamentale sul funzionamento di hard disk è che i bit non vengono interpretati come abbiamo visto poco fa con la memoria a nucleo magnetico, cioè in base alla direzione del polo nord e polo sud, ma i bit vengono interpretati in base alla transizione del campo magnetico. Se ci sono due posizioni adiacenti nel piatto dell'hard disk dove la polarità è uguale, non importa se è nord-sud o sud-nord, l'importante è che due locazioni adiacenti abbiano la stessa magnetizzazione, questo viene interpretato come uno zero. Se invece queste due posizioni adiacenti hanno una polarità diversa, non ha importanza come siano organizzati, questo viene interpretato come un 1. Se vuoi più spazio nell'hard disk, puoi rendere il sopra e il sotto del piatto magnetizzabile e aggiungi anche una testina di sotto, oppure se vuoi ancora aggiungere spazio, puoi aggiungere altri piatti. Poi ci sono altre tecniche che magari ne riparlo in un video a parte. Il primo hard disk dell'IBM era grande quanto due frigoriferi e permetteva di immagazzinare circa 3.5 MB di dati. Paragonata ad oggi, capisco che non è niente, ma per i tempi era tantissima roba. Tuttavia, era costoso e, come abbiamo detto, penso che sia stato chiaro, era piuttosto ingombrante. E due frigoriferi. Le schede forate occupavano tanto spazio ed era un macello organizzarle. Le memorie a nucleo magnetico erano difficili da produrre e comunque avevano una memoria limitata. Le hard disk erano costose, le memorie a tamburo facevano sì il loro lavoro ma non spiccavano di velocità. C'erano delle alternative,
In effetti ce n'è una che introduco solamente adesso. C'erano i nastri magnetici. Sui nastri magnetici, secondo me, c'è ben poco da dire. Se avete visto una musicassette degli anni 90, la tecnologia è pressoché identica. Per chi abbia visto un computer Amiga, video questo qua, fatto io, non proprio di Amiga, Amiga OS, ma comunque siamo là. Comunque, per chi abbia visto un computer Amiga sa benissimo che molti giochi venivano distribuiti con una cassetta a nastro magnetico. Il problema è che questo genere di, diciamo, cassetto, o comunque la tecnologia a nastro magnetico, è lenta, molto lenta. E tra l'altro, a differenza delle altre che abbiamo visto, una caratteristica del nastro magnetico è che non consente l'accesso casuale. Questo vuol dire che se io voglio leggere il byte alla posizione 10.000, prima devo passare dagli altri 9.999. Però, nonostante che sia una tecnologia piuttosto vecchia e lenta, ancora ad oggi vengono utilizzate. E perché mai? Perché ti permette di conservare tantissima roba. Per fare questo video ho scoperto che IBM se n'è uscita con una cartuccia a nastro magnetico che può contenere 50 terabyte di dati, ottimo per fare archiviazione. E quindi se tu utilizzi una tecnologia tipo il nastro per fare archiviazione, non viene utilizzato molto spesso. Quindi si usura poco e i dati magnetizzati possono rimanere al loro interno per decenni. Ora, tutte queste tecnologie avevano e hanno dei pro e dei contro. Quindi non è che una abbia soppiantato un'altra, le schede forate si continuarono a utilizzare, ma c'erano anche gli hard disk. Questo era dovuto al fatto che tutta questa tecnologia costava uno sbotto e non era semplice cambiarla come lo facciamo oggi. L'esempio che mi piace sempre portare è quello delle auto elettriche, che esistono sin dal 1880 e per vari motivi, anche motivi politici, solamente più di 140 anni dopo stanno ritornando, per così dire, di moda. C'è anche da dire che la tecnologia, sia in fatto di motori che batterie, ha fatto passi da gigante. È sulla tecnologia che fa passi da gigante abbiamo molto altro da dire. La tecnologia migliorava e gli hard disk diventavano sempre più piccoli, ma ancora fino agli anni 80 continuavano ad avere dei costi proibitivi. Poi accade che i costi di produzione scesero e anche la capacità degli hard disk diventava sempre più grande. Ora dobbiamo fare un altro passo indietro e ci ritroviamo di nuovo sul finire degli anni 60. E sì, in questo video abbiamo fatto diversi passi indietro, ma come vi dicevo, le tecnologie si evolvono in parallelo. IBM ancora una volta inventò una nuova tecnologia di archiviazione di massa che, seppur aveva poco spazio, risolveva un grosso problema: quello di trasportare i dati da un posto all'altro. A quei tempi internet ancora era agli albori e, se volete sapere di più sulla storia di internet, qui ci ho fatto una serie enorme che ve la metto, penso che sarà comparso il rettangolino grigio, qualora volete andarla a recuperare. E di cosa starò mai parlando? Sto parlando dei floppy disk, anch'esso sviluppato da IBM, oramai scomparso quasi del tutto. Questo coso di 8 pollici, ma spesso solo qualche millimetro, poteva contenere, nella sua prima versione ovviamente, poi ovviamente diventò sempre più capiente, nel 1971 100 kilobyte di dati. Non molti, ma per l'epoca era tantissimo. Si chiamava floppy disk perché non era rigido, anzi si riusciva a piegare molto facilmente. E in inglese floppy significa appunto floscio. Ovviamente col tempo la tecnologia migliorava, il floppino diventava sempre più piccolo e arrivò fino ad avere 1.2 megabyte. Ma fu nel 1981 che la Sony migliorò il progetto e introdussero questo tipo di floppino. Nonostante questo sia di plastica dura, mantenne il nome. Questo è il classico floppino da 3 pollici e mezzo con 1.44 MB di spazio e io ne ho usati parecchi. I floppini, negli anni 90, vennero ben presto soppiantati da CD e DVD, di cui vi avevo già annunciato all'inizio del video che non ne avrei parlato. Ma tutto iniziò a cambiare con l'avvento del nuovo millennio, quando vengono commercializzate le pendrive. Le pendrive, che sarebbe meglio chiamarle flash drive, usano un sistema di archiviazione completamente diverso da quello visto finora.
utilizzano i semiconduttori. Sono delle memorie elettroniche, quindi compatte, visto che l'elettronica negli anni 2000 aveva fatto passi da gigante e potevano contenere ben tantissimi gigabyte di dati. Però, aspettate un attimo, le memorie elettroniche esistevano già da prima. Per esempio, se avete mai giocato allo Super Nintendo, sapete di cosa sto parlando. Ma perché le flash drive arrivarono a partire dall'inizio degli anni 2000? Questo è stato possibile perché nuovamente l'elettronica ha fatto passi da gigante. Inizialmente le memorie elettroniche erano pressoché per la solo lettura, ed è per questo motivo che penso che abbiate sentito parlare delle ROM, Read Only Memory. Le informazioni nelle ROM erano scritte in maniera fisica durante la fase di costruzione. Poi hanno inventato le PROM, ovvero Programmable ROM, che potevano essere programmate utilizzando degli appositi dispositivi, ma dopo la fase di produzione, ma solamente una volta, e se sbagliavi eri fregato. Poi inventarono le EEPROM, con una sola E, memorie ROM programmabili e cancellabili. Infatti la E sta per erasable. Per cancellare il contenuto di una ROM bisognava fare dei magheggi strani, tipo esporli alla luce ultravioletta. Poi hanno inventato le EEPROM, con due E questa volta, memorie ROM programmabili e cancellabili elettronicamente. E questo è stato possibile quando è stato inventato un nuovo tipo di transistor che potesse consentire questa cosa. Tuttavia, i cicli di scrittura e di riscrittura erano assai limitati all'inizio. Potevi scrivere i dati poche decine di volte e quindi non andava bene per farci degli hard disk o delle pendrive. La tecnologia infatti migliorò ed ha fatto passi da giganti e ci hanno portato a penne USB, schede SD, hard disk di tipo SSD, che tra l'altro ne esistono di due tipi, SATA e non volatile memory, comunque tutte queste belle cose che abbiamo oggi. E nonostante che la tecnologia dei semiconduttori abbia fatto dei passi eccezionali, non hanno comunque soppiantato i vecchi hard disk magnetici, perché comunque ancora ad oggi gli hard disk, quelli che vengono definiti a stato solido, cioè quelli elettronici, hanno un costo per gigabyte più alto dei tradizionali hard disk e quindi si utilizzano dove e quando serve. Perfetto pinguini, per oggi possiamo chiudere qua. Sono state dette tante cose e spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un like e vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!